Abbiamo presentato i dati sulla qualità dell'aria del 2021 e anche quest'anno abbiamo avuto l'ennesimo miglioramento, la conferma di una situazione di continuo progressivo miglioramento. Capisco che questo non è immediatamente percepito perché abbiamo ancora episodi di superamento dei limiti imposti dall'Unione Europea per le polveri sottili e per gli ossidi di azoto, ma se guardiamo la media annua, noi ormai stiamo rispettando per il quarto anno consecutivo la media annua, sia per le polveri sottili sia per gli ossidi di azoto, e se guardiamo l'andamento, il trend di miglioramento, tutti i dati confermano che l'obiettivo politico che ci eravamo dati con il piano per la qualità dell'aria del 2018, cioè rientrare sotto tutti i limiti entro il 2025, è nel mirino. Quello che stiamo facendo, le politiche messe in atto, ci permetteranno di avere il rispetto di tutti i limiti entro il 2025. Il bacino padano, quindi non solo la Lombardia, ma insieme alla Lombardia, al Piemonte, al Veneto, all'Emilia Romagna, hanno le condizioni peggiori di tutta Europa, la più bassa velocità dei venti, i dati sulle precipitazioni più critiche e soprattutto l'inversione termica d'inverno, che è come un coperchio che schiaccia gli inquinanti al suolo. Questo fa sì che nei giorni peggiori, come quelli che abbiamo vissuto in questo inizio dell'anno, gli inquinanti restino al suolo, non si disperdono in atmosfera. Però se guardiamo l'andamento complessivo e non le situazioni acute, anche sul numero di giorni di superamento i dati sono positivi. 20 anni fa avevamo una media di 150 giorni di superamento, 10 anni fa 100, adesso siamo intorno a 50. Non siamo ancora a 35, ma si capisce che ci stiamo avvicinando rapidamente.